Le dimissioni da consigliere di amministrazione di Benetton Group di Alessandro Benettoni, in disaccordo con le strategie future dell'azienda, suscitano le preoccupazioni dei sindacati, dalla CISL alla CGIL. In particolare Maria Cristina Furlan della CGIL la definisce un grave nuovo motivo di preoccupazione che si somma alle incertezze sul futuro dell'azienda. Era l'uomo che voleva rilanciare la Benetton, la sua azienda. E c'è qualcun altro che invece pensa che la soluzione sia ristrutturare, e per noi quando si parlano di ristrutturazioni spesso e volentieri significa parlare di licenziamenti. Dall'inizio dell'anno almeno 104 lavoratori hanno deciso di cessare il rapporto di lavoro con Benetton, hanno accettato gli incentivi all'esodo. Questo è un segnale della preoccupazione che stanno vivendo i lavoratori all'interno della Benetton. Abbiamo anche un altro problema, che l'amministratore delegato sarà la sua collaborazione con Benetton a marzo. Sono mesi che chiediamo un incontro con l'amministratore delegato, finalmente ci è stato concesso, molto probabilmente lo incontreremo il 21 dicembre e lì chiederemo con forza quali sono i piani della famiglia Benetton rispetto a questa importante azienda, e dopodiché decideremo con i lavoratori qual è la strada migliore per non abbassare più la testa.